Boom di visitatori per il Palazzo della Pilotta, una delle bellezze di Parma, capitale italiana della cultura 2020-2021. Dopo le chiusure anti-Covid decise dal governo, il complesso monumentale della Pilotta è stato riaperto ed è ora visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica. Fu costruito dalla famiglia Farnese alla fine del XVI secolo e Maria Luigia d'Austria, seconda moglie di Napoleone e duchessa di Parma, decise di trasformare questa residenza ducale in collezioni d'arte e spazi museali, tra i quali risplende il Teatro Farnese, tutto in legno, costruito nel 1618 e considerato il primo teatro moderno del mondo occidentale. Il direttore Simone Verde ha grandi meriti nel rilancio della Pilotta. Quindi il compito che noi abbiamo svolto, che io mi sono prefisso di svolgere sin dall'inizio, è stato quello intanto di un ripensamento scientifico del tutto per rimettere assieme ciò che era stato ingiustamente diviso. Quindi questo dal punto di vista museologico, storico, filologico. Poi la riqualificazione complessiva per fare di questa collezione così importante in unità come avviene solo in Italia, con un palazzo unico nella storia, le cui vicende sono corse parallele a quelle dei beni che sono custoditi al suo interno, diventasse un museo di livello internazionale. Il complesso monumentale della Pilotta comprende il Teatro Farnese, la Galleria Nazionale d'Arte di Parma, il Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Palatina con i suoi 800.000 volumi e il Museo della Stampa Bodoniana. Nel percorso di visita sono incluse le mostre Fornasetti Teatrum Mundi e l'Ottocento e il Mito di Correggio. I visitatori potranno apprezzare molte opere esposte, vasi etruschi e manufatti egizi nel museo archeologico e persino la scapigliata, celebre quadro di Leonardo da Vinci.